Salve a tutti amici followers e bentrovati in questo nuovo video. Oggi voglio condividere con voi tutte le informazioni e le prime impressioni raccolte a proposito dell'imminente rilascio di Enotria The Last Song e sulla demo di gioco. Parlando della demo, la durata è di 8 ore e sarà accessibile su PC e PlayStation 5 a partire dal 22 di maggio. Questa opportunità consente ai giocatori di sperimentare il gioco in anteprima e di valutarne l'acquisto prima della sua uscita ufficiale. Tuttavia, prima di entrare nel vivo del discorso, occorre menzionare che la data di uscita è stata spostata dal 21 agosto al 19 settembre. Questo cambio è stato effettuato in modo da evitare sovrapposizioni con altri titoli, come il lancio appunto di Shadow of the Erd 3, fissato per il 21 giugno. Per coloro che non sono ancora familiari con Enotria The Last Song, si tratta di un videogioco di genere Souls-like di produzione italiana, sviluppato utilizzando l'Unreal Engine 5. Il gioco uscirà su PC, PlayStation 5 e Xbox Serie X ed S. L'arte e la direzione artistica di Enotria sono semplicemente straordinarie. Il gioco ha uno stile visivo molto accattivante, anche se non raggiunge la perfezione grafica che ci si aspetterebbe di trovare da un titolo sviluppato in Unreal Engine 5. Tuttavia, l'attenzione ai dettagli negli ambienti è superba e cattura davvero l'attenzione del giocatore. Parlando del design dei livelli, è evidente che gli sviluppatori hanno sfruttato al massimo lo spazio disponibile. Ogni angolo è ricco di piccoli segreti e dettagli nascosti, invitando i giocatori ad esplorare a fondo. Questo ricorda molto l'esperienza di gioco di No Rest for the Wicked, ma con Enotria c'è una maggiore creatività nell'utilizzo dello spazio disponibile. Sebbene entrambi i giochi seguano un design lineare, Enotria riesce a rendere l'esplorazione ancora più coinvolgente. Inoltre, l'aggiunta della meccanica del salto apre nuove possibilità di esplorazione, consentendo ai giocatori di raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili e scoprire segreti nascosti. È affascinante come gli elementi interattivi nell'ambiente possano rivelare strutture nascoste, aggiungendo un elemento di scoperta all'esplorazione. Il sistema di combattimento di Enotria è estremamente soddisfacente nella sua essenza, sebbene possa essere leggermente meno raffinato rispetto a quello di Lies of P, per esempio. Nonostante ciò, la struttura di base e i meccanismi fondamentali del combattimento risultano davvero solidi. Il gioco presenta un sistema chiamato postura, che tiene traccia della stabilità dei personaggi durante i combattimenti. Quando attaccherete o subirete colpi, la postura del vostro avversario potrà aumentare o diminuire. Quando la postura raggiunge un certo punto limite, potrete eseguire un attacco critico, infliggendo danni extra o sfruttando altre opportunità vantaggiose contro il nemico. Il successo negli scontri dipende in gran parte dalle parate, come ogni Souls-like che si rispetti, dove il tempismo perfetto è essenziale per eseguire le parate con precisione. In Enotria, le parate non richiedono lo stesso livello di maestria necessario come in altri titoli di questo tipo, e le abilità delle armi sembrano avere un ruolo meno significativo all'inizio del gioco. Tuttavia, pare che acquisiranno una maggiore importanza man mano che si procederà nel gioco, data la vasta gamma di opzioni disponibili e il potenziale per creare build personalizzate in base ad esse, il che può influenzare significativamente l'esito degli scontri. Per quanto riguarda i nemici, non c'è una gran varietà, ma finora gli schemi di attacco degli avversari presenti sono comunque risultati coinvolgenti. Parlando del sistema di sviluppo del personaggio, si può dire che è incredibilmente complesso. Ci sono gli attributi ai quali potrete assegnare punti mentre salirete di livello, in un modo molto simile a quello dei giochi Souls. Raccoglierete quindi una risorsa e la investirete per ottenere punti attributo nei checkpoint. Questo, unito alle abilità delle armi che potrete acquisire nel corso del gioco e alle 4 che potrete equipaggiare contemporaneamente, vi offrirà la possibilità di creare una build personalizzata su misura per il vostro stile di gioco. Inoltre, nel gioco ci sono delle maschere che modificano alcune proprietà del vostro personaggio. Questo aspetto non solo modifica le statistiche, ma anche l'aspetto visivo del vostro personaggio, il che aggiunge un tocco di profondità e personalizzazione. Non manca nemmeno un modesto albero delle abilità secondarie nel gioco che fornisce potenziamenti passivi e può influenzare ulteriormente il modo in cui il vostro personaggio può affrontare il combattimento. Anche se non è il più avanzato albero di abilità, questa caratteristica aggiunge un ulteriore livello di strategia e personalizzazione. Per quanto riguarda le armi, il gioco vanta una vasta gamma di opzioni, oltre 120 diverse nel gioco completo. Potrete potenziarle utilizzando materiali specifici, insieme alle maschere e alle abilità delle armi stesse. Questa possibilità di potenziamento conferisce una flessibilità incredibile nel personalizzare il vostro arsenale.
Infine ci sono vari consumabili che potrete utilizzare per amplificare ulteriormente il vostro gameplay e le vostre capacità in combattimento. E la possibilità di cambiare istantaneamente tra tre set di equipaggiamento vi permetterà di adattarvi rapidamente alle diverse situazioni, senza dover tornare al checkpoint. Ora, parlando del lato performance, risulta che il gioco abbia reso particolarmente bene su una configurazione con un i9 e una 3090. Si parla quindi di 80-90 fps di media in 1440p con i settaggi ad ultra. Tuttavia è importante sottolineare un aspetto significativo. Durante la prima esplorazione di un'area nel gioco si sono riscontrati frequenti blocchi e rallentamenti e questo fenomeno sembra essere causato dal caricamento delle risorse in determinate aree. Tali problematiche non si presentano durante le esplorazioni successive o al reinserimento nell'area dopo la morte, ma c'è da tenere presente che questi inconvenienti potrebbero compromettere seriamente l'immersione del giocatore. Quindi c'è da auspicare sinceramente che tali questioni vengano risolte prima del lancio ufficiale del gioco a settembre. In caso contrario, le recensioni potrebbero essere influenzate negativamente dai problemi di prestazioni riscontrati. Ma ora ragazzi, veniamo al punto dolente del gioco, ovvero le criticità. Le animazioni dei nemici e quelle di combattimento nel gioco appaiono piuttosto scialbe, se non addirittura poco interessanti. Sembra che in questo ambito Jamma Games abbia risparmiato fondi, evitando di investire nello sviluppo di animazioni più dettagliate. Al contrario, sembra che sia stato posto maggiore impegno nel design dei livelli e nei principali meccanismi di combattimento. Tuttavia, l'attenzione dedicata ai nemici sembra limitata al minimo indispensabile per mantenere il gioco divertente e coinvolgente. È improbabile che questo aspetto venga corretto tramite patch, poiché richiederebbe l'intervento di un'intera squadra di animatori, costituendo così un elemento che non soddisfa appieno le aspettative. In aggiunta, nonostante il combattimento di Enotria possa risultare complessivamente apprezzabile, talvolta può risultare goffo e la rilevazione degli attacchi sembra essere scarsa. È difficile comprendere quando si subisce un danno o quando si commettono errori nelle parate, causando situazioni che portano alla morte del personaggio. Il tutto richiede un certo periodo di adattamento ai flash sullo schermo durante gli attacchi e le parate, che inizialmente possono risultare sconcertanti. La mancanza di un'opzione per disattivare questa funzione è un punto da tenere in considerazione e sarebbe auspicabile che tale possibilità fosse inclusa nelle impostazioni della versione completa del gioco, permettendo ai giocatori di personalizzare l'esperienza di gioco in modo più completo. Uno degli aspetti riscontrati che risultano poco convincenti riguarda la complessità dei meccanismi di gioco di Enotria. All'inizio tale complessità può risultare travolgente, poiché molte dinamiche non vengono spiegate in modo chiaro o esaustivo. Ad esempio, il funzionamento del bilanciamento delle armi e delle difese nemiche rimane poco chiaro, richiedendo un periodo di sperimentazione piuttosto lungo per comprendere appieno le dinamiche di gioco. In breve, l'assenza di una guida esaustiva iniziale può risultare frustrante per i giocatori. Inoltre, nonostante la varietà di armi presenti nel gioco, divise in diverse categorie, risalta una certa mancanza di diversità delle animazioni e nello stile di gioco tra le diverse tipologie di armi. Anche se le armi di grandi dimensioni offrono un'esperienza di gioco leggermente diversa, si avverte una certa monotonia nell'utilizzo delle armi di base, che si traduce in una sensazione di ripetitività nel combattimento. Dulcis in fundo, la colonna sonora e gli effetti sonori di Enotria, seppur non scadenti, non aggiungono un valore significativo all'esperienza di gioco complessiva. Nonostante ciò, il doppiaggio si distingue per una qualità complessivamente buona, fornendo un aspetto positivo all'esperienza. In conclusione, sebbene vi siano alcuni aspetti da migliorare, pare che la prima grande fatica dei Jamma Games abbia più elementi positivi che negativi. Nonostante non sia destinato a rivoluzionare il genere dei Souls-like, Enotria rappresenta comunque un'esperienza meritevole di attenzione. Ragazzi, adesso tocca a voi nei commenti. Come dicevo all'inizio, potremo mettere le mani su Enotria il 22 di maggio e onestamente sono più curioso che restio nel provare questo Souls italiano. Come sempre, vi ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per le notifiche. Noi ci vediamo alla prossima con nuovi contenuti. Ciao a tutti!